Amici dell'Hockey, buonasera, benvenuti al Palaburani di Ferrara per questa semifinale scudetto del campionato 2021-2022. Pronte all'ingaggio Gaboriò, vince l'ingaggio il Milano, Ferrara alla prima linea sono Gaboriò, Ballarin, Duchemin e Andrea Bellini. Ancora il Milano che si presenta in avanti, tiro da lontanissimo che però non impensierisce Perusti che con lo scudo allontana, attenzione adesso a Fiala che viene lasciato, gli viene lasciato lo spazio per tirare e immediatamente infila un disco nel 7 a meno di un minuto, sì, a un minuto dalla partenza. Andrea Bellini contrastato e Marco Ballarin su assist di Bellini. Ballarin lasciato questa volta colpevolmente da solo davanti alla porta di Mai, con un tiro in qualche modo anche sporcato riesce a portare il Ferrara in pareggio 1-1. Adesso è Gaboriò, ancora Matteo Bellini che questa volta non si fa pregare e infila sul secondo palo Mattia Mai per il vantaggio estense. Ferrara che sfrutta al meglio il power play e lo special team porta avanti i ragazzi blu-arancio per 2-1. Ingaggio adesso ancora del Milano con Oggi a manovrare, Fiala anche uno spazio per tirare, no, preferisce servire Oggi che dà a Vendrame era lasciato libero davanti a Peruzzi e a porta vuota, deve soltanto appoggiare il disco in rete. Scade il tempo, si va a riposo, 2 minuti di penalità per Andrea Bellini. Per il quale se ne sono giocati soltanto 3 secondi a fine tempo. Intanto si porta pericolosamente davanti a Peruzzi. Vendrame ancora Fiala che dà a Banchero e Banchero riesce ad infilare Peruzzi nell'angolino basso alla sua destra. Quindi power play del Milano che come sappiamo è velenosissimo e porta ancora avanti la squadra lombarda. Ancora Matteo rispinge di spalla, la respinta arriva sulla stecca di Gaboriò che non si fa pregare due volte e la butta dentro. Power play delle due squadre questa sera veramente micidiali. Quindi Ferrara che recupera lo svantaggio restituendo il gol su power play. Attenzione adesso alla ripartenza dei Lombardi, 2 contro 1, 3 contro 1, palo e poi sul rebound c'è il gol. Proprio da antologia dello sport, da gol mancato. A gol subito. Attenzione a Fiala. E questa volta sul rebound. E bravo Banchero ad avventarsi. Peruzzi incolpevole, era seduto sulla respinta del tiro di Fiala. E il Milano mette la freccia e si porta nella corsia a velocità più alta. Milano 5, Ferrara 3. Duchemin e va al gol! Va al gol! 5-4,
Venga Dulce Man! Abbiamo 51 secondi per fare il miracolo. 10 secondi! 10 secondi! 5 secondi! Ci prova Andrea Bellini! No! No, è finita! È finita! Beh, grande partita da parte del Ferrara. Nulla da recriminare. Serie che va sul 2-0 per Milano. Ferrara però che ha dimostrato di non aver paura di nessuno. Da Ferrara, Daniele Zabari e Michele Aleardi alle riprese vi salutano e ci godremo l'ultima possibilità per Ferrara mercoledì nel campo di Milano. Buon primo maggio a tutti!